Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in Minecraft sul server della Multicore. E oggi siamo con il buon Estregon, con la skin di... Che cacchio era la tua skin? Sauron. Di Sauron. Di Sauron. Allora, oggi il buon Estregon, che prima di tutto ricordiamo essere uno youtuber, vi consiglio di andare a vedere il suo canale. Trovate il link in descrizione, giusto? Dimmi di sì. Fai sì con la testa. Sì. Siamo qua alla nostra bellissima farmettina di polli. Che... Perché c'è arrivato un uovo qui? Vabbè, vedremo se risuccede. Metteremo a posto, ma spero di no. Comunque, questa al momento è alimentata a carbone, cosa che noi non vogliamo, perché io la voglio alimentare completamente gratis. E infatti ho fatto questa serie di bellissimi hopper vuoti che portano verso la il di sopra di casa mia. Il buon Estregon mi ha dato una mano a creare il solito meccanismo che faccio ogni volta. Oddio. Non riesco a salire. Non cincischi, salga. Allora, questo è il solito meccanismo che creo ogni volta, ma a differenza delle altre volte, questo giro avremo due cart differenti. Cioè, come questa farm qui sopra, come quell'altra di sugarcane che vedete là, è sempre la stessa solfa. Cioè, i due cart qui sotto, che ricordo, il cart con hopper si vaga attraverso il blocco ed è capace di recuperare gli item droppati nel blocco di sopra, e questo serve proprio alla funzione che serve a noi, perché qui sopra faremo una farm completamente automatica di bambù. Allora, l'impostazione è molto semplice. Come vedete di sotto ci ho messo il cart su un hopper che puntano tutti a quello centrale, e uno a destra, uno a sinistra, con sotto la rotaia potenziata, e poi dopo fino qua in fondo con tutte le rotaie, con la giusta energia chiaramente, dove c'è un'altra rotaia potenziata perennemente attiva con un blocco davanti, mi raccomando è importante altrimenti si pianta lì e non torna indietro, mentre quest'altra rotaia sotto al cart non è potenziata perché si attiverà solo ed esclusivamente quando i bambù verranno rotti. Ma adesso passiamo alla farm vera e propria, farm per cui ci serviranno le questioni che vedete qua dentro. Cioè, il bambù, chiaramente, lo smoker no, in realtà. Perché avevo pensato gli observer, i pistrottoni e varie altre robette. Cioè, blocchi su blocchi su blocchi che a noi blocchi ci piacciono bloccare. Allora... Ma non ricordare di bloccarti. Faccio... Qui abbiamo il terriccio, il terrame che servirà a rompere. Cioè, che servirà a far crescere le nostre questioni importanti. Ora, sì, signor Estricon, lei ha un po' di cobblestone? Sì, ne ho 21. Prenda anche questa e tiri una linea così come sto facendo io, ma dall'altra parte. Al di sopra di codesta linea io vado a recuperare i miei pistronzoli. E no, non questi, ok. Pistoni, mi raccomando, rivolti verso il nostro blocco di terra. Quindi... da questa parte, magari senza sbagliarli, che potrebbe essere una buona idea. Per chi non sapesse l'incredibile potenza dei... Mi scusi, grazie. L'incredibile potenza dei bambù, oltre a poter costruire l'unico blocco che ci permette di salire a caso dritti come dei fusti e che non brucia e che quindi è utile nel Nether, possono essere utili anche da utilizzare come carburante. Il problema è che bruciano tipo una cosa come un terzo di blocco alla volta, che è pochissimo. Quindi per alimentare un'effettiva fornace automatica servirebbe una quantità di pezzi di bambù veramente atroce ed allucinante. Ma per alimentare una semplice fornace che serve alla nostra farmetta di polli lì sotto è abbastanza tranquilla. Quindi questo è il nostro obiettivo di oggi. Ora, al di sopra di queste questioni questionose, dobbiamo metterci i nostri observer rivolti giustamente dalla parte giusta. Dico giusto? Giustissimo. Bene. Giusto per fare un po' di casino. Allora, ne metto anche in questo caso, come fu Mattia Pascal per la farm di sugarcane, metto un po' di più, perché preferisco che si attiva un po' più spesso. Ok, qui in mezzo dobbiamo metterci i blocchi di cobblestone, mi raccomando, qui in mezzo blocchi di cobblestone tra i pistoni. Perché? Perché ci va anche la redstone. E mi raccomando, la redstone cammina per 16 blocchi. Io ho fatto la farm esattamente lunga 16. In questo modo, quando si attiva qua in fondo, si attiva anche qua in fondo.
perché altrimenti non lo fa, si attiva solo dove gli pare. Ora, dobbiamo soltanto ricoprire un pochetto, perché ricordiamoci che il bambù cresce abbastanza tanto. Quindi, signor Estrigon, lei allora venga qua a fare questa cosa con la cobblestone, io vengo qui a fare questa cosa col vetro. 2000 years later. Va benessum, allora vediamo un po', scendo al volo, recupero il bambù e lo vado a piazzare. Allora signori e signori, ora vi faccio vedere fondamentalmente il meccanismo, come funziona. Funziona come tutti gli altri meccanismi che ho creato fino adesso, cioè bambù, quando il bambù da... signor bambù. Vabbè, il bambù cresce un po' a modo suo, quindi a noi va bene così. Ah no, vedi che lo fa, brutto antipat... Ma è già cresciuto davvero, mi prende in giro. Mi facci passare, grazie. E abbiamo quasi finito. Abbiamo posizionato il bambò. Cosa ci manca da fare, signor Estrigon? Lei che ne sa, cosa ci manca da fare? La bomb meal. Cosa c'entra la bomb meal con quello che... Questa farm va da sola, non serve il bomb meal. Ah, ok. l'acqua. No, l'acqua non serve ai bambù. Non ho idea. Manca da far partire i kart quando lo vogliamo noi. Ah, giusto. Perché, come sempre, il kart non deve partire quando... Cioè, non deve andare in automatico. Perché, essendo su un server, è facile che il lag, dato dalla presenza di molti giocatori, non... cioè, li faccia bloccare. Quindi, no, oppure, semplicemente, faccia laggare il server. E noi non vogliamo che il server laghi, perché il server deve rimanere perfetto. Ok, adesso dobbiamo fare scendere la redstone. Aspetti che devo... Non ricordo male, la redstone... È verde. No, è rossa. Va bene, è rossa. Le credo. No. Allora, ragazzuoli, il segnale prosegue per X blocchi. Vogliamo essere proprio sicurissimi che il segnale passi bene. Qui bisogna metterci un repeater. Che, ricordiamo, allunga il segnale di altri... No, non posso metterlo qua, scusate. Lo metto... Sì, qua va bene. Lo metto qua. Nel momento in cui viene attivata la farm, il repeater manda per altri 16 blocchi. E noi siamo tranquilli. In più, a me serve che mandi dentro questo blocco qua. E quindi mi serve un altro repeater. Qua c'è un repeater e ne devo craftare un altro. Qui potrebbe andarci anche la redstone normale. Mi segui, Estrigon? Certo che ti seguo. Bene, qui ci metto il repeater perché, scusi, perché ho bisogno di allungare leggermente il segnale, perché altrimenti il segnale è troppo corto e questo rischia di non partire. Ora, quando un bambù sarà abbastanza alto da far partire il meccanismo, vedremo se funziona. Vediamo soprattutto se partono tutti e due insieme, perché se ne parte solo uno non va bene. E non va, è per questo motivo qua, vede, io sono rincoglionito. Ovviamente questo non trasmette a questo. Mannaggia. Come si risolve? Glielo faccio vedere io, così. Perché il repeater non passa il segnale al blocco qui di sotto. Quindi io glielo faccio passare al blocco qui di sopra, che lo dovrebbe passare a questo qui di sotto. Perché per quanto Minecraft ti faccia vedere che questo è basso, in realtà occupa tutto il blocco. Quindi... se un blocco adiacente ha della redstone, questo parte. Dai, eccolo! Kart partiti! E ritornano! E adesso dovremo vedere il maltoltone che passa dal di qua. Esattamente! Passato! E quindi ora andiamo alla fine del meccanismo, rompendoci le ginocchia, a vedere se funziona tutto correttamente. Cioè, se qua arrivano. Esattamente! Venghi qua che abbiamo visto che il meccanismo funziona. Devi seguire. Eccola, venghi. Venghi a vedere che l'impresa ha funzionato. Abbiamo qui dentro delle bellissime sugar canne. Appena appena raccolte dal meccanismo automatico. Guardi qui dentro. No, no, non nella cesta, nella fornace. È bellissimo. Sì, e ne produce veramente tante. Quindi dovrò trovare una maniera anche per stoccarle, mi sa. Ebbene signori, anche per questa farm abbiamo terminato. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, like, commentino, condivisione. Mi raccomando, passate al canale di Estrigon in descrizione. E come al solito è ripartito. Ma è micidiale sta roba. Signori, ciao a tutti. Ciao.